morte della nostra Joanna Marquez, pilotessa, un altro sopravvissuto, che dovrebbe essere sempre nella cittadina di Chestown, Francis Gaskin, ex Boy Scout e guardia pubblica. Parco nazionale, si ritrova in mezzo anche lui nel casino dell'infezione del Project Zomboid. Eh sì, non siamo lontanissimi da quello che è successo prima. Noi siamo qua nella zona più a sud-ovest di Chestown e questa qua è un'altra storia che però fingiamo sì in parallelo dell'altra, non esattamente non parallelo, ma quasi in parallelo. Il nostro Chest, che ormai il nostro Francis Gaskin qui sta sopravvivendo in realtà da 10 giorni, da quando è iniziato tutto il casino, non è mai uscito di casa, è un vecchio saggio, pensa bene di non uscire allo scoperto. Molto probabilmente è in corso un blackout. Siamo senza nulla. Allora, lui è un Boy Scout, lui è pensionato, quindi se la cava anche nel se è bravo a cercare cibo, quindi è anche bravo con l'altro. Meglio passare dell'abbigliamento tecnico. L'abbigliamento da regia mi piace molto, però vabbè. Sono completamente al buio, chiuso dalle tende. Allora, scappare dai problemi. Thank you.
non è mica stupido, eh. È come la sua padrona. Per salire l'ascensore, scendere e andiamo giù a piedi. Sì, sì, sì. Allora, oh. Che io... ha capito tutto, eh. Sì. Yeah.
Andiamo. No, no, andiamo, andiamo. Sì, sì, stavo guardando qui. Ho già tenuto d'occhio l'ora. Ma smetti. Non è tornata la luce. Adesso ci saremo tagliati. Sono un sacco di casette, mamma mia. Tutte attaccate tra l'altro. Vabbè, mia. Se devi vomitare pure vomita sul pavimento, ok? Vuoi mettere qualcosa sopra il divano perché?